Io direi che possiamo andare. Questo è il video più lungo del canale. Un tempo i video li facevano più corti possibile, adesso che cos'è? La gara a chi li fa più lunghi. Ma prima vorrei cogliere l'occasione per ringraziare lo sponsor che ha reso possibile questo video. Conflict of Nations. Su Conflict of Nations sarete voi stessi ad avere a che fare con tante guerre, ovviamente immaginarie. Conflict of Nations è un gioco di strategia militare PvP gratuito, disponibile sia su PC che dispositivi mobili, dove avrete la possibilità di prendere il controllo di una nazione contemporanea esistente, potenziarne l'arsenale, gestirne l'economia e condurla in battaglia contro altri 128 giocatori. Potrete conquistare il mondo da soli o trovare alleati con cui stringere alleanze, il tutto in partite in tempo reale che possono durare anche settimane. E che si svolgono su mappe isometriche fluide. Immaginate di essere un patriota americano e di voler conquistare il Vietnam. Ebbene, nel corso delle partite potrete elaborare la strategia che più vi aggrada, potenziare le parti dell'esercito che ritenete più adatte alle vostre tattiche, ma soprattutto, poiché la guerra non è soltanto armi e munizioni, progettare con cura le vostre infrastrutture, mantenere alto il morale della popolazione, nonché raccogliere risorse e conquistare territori. Cliccando sul link in descrizione riceverete un mese gratis di abbonamento premium e 13.000 unità d'oro da spendere nel gioco. L'offerta è valida soltanto per 30 giorni, quindi fate in fretta prima che qualcuno decida di nuclearizzare l'Italia. Naturalmente la guerra non è un gioco, ma spesso può trasformarsi in un evento in grado di segnare intere generazioni. Questa è la vera storia di come gli Stati Uniti hanno perso la guerra del Vietnam. Troppo giovani per votare, ma non per morire. Well, when I got to Vietnam, I literally expected to be welcomed with open arms by the people of Vietnam. The war went on day after day after day, interminably, at the same pace, no matter what we did. Troppo giovani per amare, ma troppo vecchi per piangere. To know war is to know that there is still madness in this world. Or we have children to teach, and we have sick to be cured, and we have men to be free. La guerra è una tragedia, dovunque la si combatta. My fellow Americans and I extend our very best wishes for the prosperity and well-being of the government and the people of Vietnam. Perché a rimetterci è sempre chi la guerra non la vuole affatto. The sacrifices that you have willingly made, the courage you have shown, the burdens you have endured have been a source of inspiration to people all over the world. Let me assure you of our continued assistance in the development of your capabilities to maintain your freedom and to defeat those who wish to destroy that freedom. Settembre 1945. Hanoi. Nell'aria c'è un odore acre, di fuoco, di polvere da sparo. È una calda giornata di tarda estate quando un uomo sulla cinquantina, con la barba raccolta in un pezzetto e indossa una tunica militare color khaki, sale su un palco e prende in mano un microfono. Di fronte a lui c'è una folla gremita, mezzo milione di persone pronte ad ascoltare cosa ha da dire. L'uomo con il pezzetto si schiarisce la gola e pronuncia trionfante queste parole esatte. Hey, Dung Bao Ca Nuoc. Tất cả mọi người dù sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Come l'uomo con il pizzetto tiene a specificare, quelle parole sono una diretta citazione alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, risalente al 1776. Un incipit forte, per un discorso che mira a tracciare un futuro libero dall'oppressione per il popolo vietnamita. L'uomo con il pizzetto si chiama Nguyen, un cognome comune alla metà dei vietnamiti, ma tutti lo conoscono con uno pseudonimo, Ho Chi Minh, colui che illumina. Quel 2 settembre, Ho Chi Minh dichiara l'indipendenza della Repubblica Democratica del Vietnam, che in seguito sarebbe stata nota come Vietnam del Nord. Sul palco, di fronte a quel mezzo milione di persone, c'è però un altro uomo, il maggiore Archimedes Patton, il rappresentante dell'intelligence statunitense in Vietnam. Al termine del discorso, un velivolo americano sorvola Hanoi, tra gli applausi scroscianti della folla. Ora so benissimo cosa vi starete chiedendo. Che cosa ci fa un militare americano nel 1945 in Vietnam, per di più al fianco di un comunista? Un comunista che tra l'altro si chiama Ho Chi Minh e che ha appena citato Thomas Jefferson. Già, perché con il suo discorso, Ho Chi Minh ha inconsciamente dato inizio a uno dei più sanguinosi conflitti della storia. 10 anni di fango e sangue, che hanno fatto registrare agli Stati Uniti la loro prima sconfitta politica e militare di sempre.
Ebbene, questa è una di quelle classiche stranezze che mascherano delle verità su cui fa molto comodo tacere. Quest'oggi discuteremo finalmente di un argomento di cui non si conosce mai abbastanza, la guerra del Vietnam. Nel raccontare un conflitto complesso come quello del Vietnam, occorre tracciare un fondamentale filo rosso. Come sostiene lo storico Mitchell K. Hall, se alla Casa Bianca hanno sempre considerato la lotta contro i guerriglieri vietnamiti come parte di una più grande sfida al comunismo globale, d'altro canto il Vietnam del Nord ha continuato a vedere la guerra con gli americani come l'ultima fase di una lunga battaglia per l'indipendenza nazionale. Iniziamo dal concetto meno immediato dei due. Per comprendere il perché dell'atteggiamento nord-vietnamita, bisogna sapere che nel corso della sua storia millenaria, il Vietnam è stato più volte soggetto a occupazioni straniere. La prima, quella della Cina, che dominò i territori vietnamiti dal 111 a.C. al 900 d.C., un millennio in cui ne influenzò sia la lingua che la cultura, ma anche la religione. Più avanti, i regni vietnamiti resistettero alle invasioni mongole, conquistarono gli imperi laotiano e cambogiano e nel 1802 unificarono tutto l'est della penisola indocinese, sotto l'egida della dinastia Nguyen. A causa delle divisioni interne a quest'ultima, tuttavia, nel 1857 l'imperatore Napoleone III, interessato a ottenere la propria fetta di Asia, ordinò l'invasione del Vietnam. Entro il 1883 la Francia arrivò a controllare l'intero paese, che procedette a dividere in tre regioni. La Cochinchina, a sud, dove sfocia il fiume Mekong, l'Annam, al centro, tagliato dalla catena annamita, e il Tonchino, al confine settentrionale con la Cina. Conquistati anche Laos e Cambogia entro il 1893, la Francia dichiarò la nascita dell'Indocina francese, con capitale Hanoi. Il periodo del colonialismo portò tutto fuorché un fantomatico progresso. Benché la minoranza vietnamita istruita, legata all'aristocrazia Nguyen e alla lingua cinese, traesse vantaggio dalla presenza francese, la popolazione comune, per lo più contadina, si trovò a rispondere ai bisogni di un'economia estrattiva, che richiedeva che cibo e risorse naturali venissero trasferite in Europa. Inoltre, qualsiasi forma di dissenso era vietata, punita e repressa. Questo sconfortante contesto permise il sedimentarsi di un forte sentimento nazionalista in chiave antifrancese, non necessariamente favorevole agli ormai regnanti fantoccio Nguyen. La più importante forza politica pro-indipendenza venne rappresentata negli anni 30 dal Partito Comunista Indocinese, fondato da Ho Chi Minh. Questi, in quanto figlio di un burocrate, era stato in grado di studiare in Francia e in Russia e, influenzato dagli scritti di Lenin, riconosceva nella lotta contadina l'unico modo per liberare non solo il Vietnam, ma anche l'intera penisola indocinese, dal giogo coloniale. Come noi tutti sappiamo, nel 40 la Francia venne invasa dalla Germania nazista e l'Indocina venne così occupata dal Giappone. Intenzionato a scacciare l'ennesimo invasore, nel 41 Ho Chi Minh riunì tutte le forze del paese, moderate e radicali, sotto la bandiera della Lega per l'indipendenza del Vietnam, meglio nota con l'abbreviazione Viet Minh. I Viet Minh combatterono per ben 4 anni, finché ricevettero un aiuto che sembra stupefacente, ma che ha uno sguardo più attento non lo è affatto. Nel marzo del 45, con il fronte del Pacifico che volgeva a favore delle forze alleate, il Giappone rese il Vietnam uno stato fantoccio, a cui capo pose l'ultimo discendente della dinastia Nguyen, Bao Dai. Fu allora che, per sfruttare il vuoto di potere creatosi con la definitiva cacciata dei francesi, Ho Chi Minh contattò l'OSS, l'Ufficio dei Servizi Strategici statunitense, il precursore della CIA. Interessati a sconfiggere i giapponesi nel sud-est asiatico, gli Stati Uniti paracadutarono ad Hanoi la Squadra Cervo, un piccolo comando di agenti segreti, il cui scopo era quello di addestrare i Viet Minh all'uso di bazooka, carabine e granate. All'epoca, infatti, i quadri dell'OSS consideravano Ho Chi Minh un nazionalista più che un comunista e credevano che i Viet Minh avrebbero potuto rivelarsi un alleato cruciale. Poco dopo l'arrivo della Squadra Cervo, complice la sconfitta del Giappone, le forze vietnamite ottennero il controllo di Annam e Tonchino e il 2 settembre del 45 dichiararono l'indipendenza del Vietnam. Si trattò più che altro di una mossa politica, tracciata sulla speranza, poi rivelata vana, che gli States avrebbero fatto da potenza garante per l'indipendenza vietnamita. Un'indipendenza, a dirla tutta, molto precaria. Difatti la Cochinchina era ancora contesa con alcune formazioni fedeli alla dinastia Nguyen e con due sette religiose molto influenti tra i contadini, il Cao Dai e lo Ahao. Per di più, terminata la Seconda Guerra Mondiale, Charles de Gaulle mostrò l'intenzione di volersi riprendere le proprie colonie in Indocina. Nell'ottobre del 45, quindi, la Francia riacquisì il controllo di Saigon, facendo arretrare i Viet Minh verso nord. In questo frangente, Ho Chi Minh chiese l'aiuto per ben 8 volte al presidente americano Harry Truman, ma l'appello non ricevette mai risposta. I combattimenti proseguirono per 4 anni.
Nel 49 le autorità francesi riuscirono a chiamare dalla loro l'ex imperatore Bao Dai per fare da capo di stato del Vietnam meridionale e così minare la legittimità dei Viet Minh. La politica della Casa Bianca nei confronti dell'Indocina fu ambivalente e in un certo senso attendista, perlomeno finché non prese in considerazione il rapido mutamento dello scenario internazionale. Nell'agosto del 49 l'Unione Sovietica fece esplodere con successo la sua prima bomba atomica e un mese più tardi Mao Zedong dichiarò la nascita della Repubblica Popolare Cinese. Agli inizi del 50 sia Pechino che Mosca riconobbero la Repubblica Democratica del Vietnam, cioè le aree controllate dalle forze di Ho Chi Minh, come stato legittimo. Questa concatenazione di eventi spinse gli Stati Uniti a considerare i Viet Minh un pericolo e a elaborare la cosiddetta teoria del domino. Secondo il Consiglio di Sicurezza Nazionale, data l'imponente presenza di Mosca e Pechino, se l'intero Vietnam fosse finito nelle mani di Ho Chi Minh, allora tutto il sud-est asiatico sarebbe insorto, diventando poi comunista. Di conseguenza sarebbe stato necessario supportare coloro che si stavano già opponendo all'avanzata dei Viet Minh, ovvero le forze francesi. Non a caso, nel febbraio del 50, Washington riconobbe legittimo il governo fantoccio filo-francese dell'imperatore Bao Dai. A rafforzare le convinzioni americane fu poi lo scoppio della guerra di Corea nell'agosto del 50. Ciononostante, queste convinzioni si basavano su un macroscopico errore di valutazione, cioè che alla Francia, dotata di un esercito ben più avanzato di quello dei guerriglieri vietnamiti, sarebbe bastato un moderato supporto per vincere la guerra. La dura realtà non tardò a palesarsi. 9 giorni dopo l'appoggio al governo di Bao Dai, Parigi chiese formalmente aiuto alla Casa Bianca. Il segretario di Stato americano, Dean Acheson, avvertì Truman dicendo: «La scelta è la seguente. O supportiamo un governo legittimo in Indocina, o assistiamo all'espansione del comunismo». L'8 maggio gli States così annunciarono una prima tranche di aiuti militari destinati all'esercito francese, dal valore di 10 milioni di dollari. Nei 4 anni a venire questi aiuti sarebbero ammontati a più di $1 miliardo, pari a circa l'80% delle spese militari totali sostenute dalla Francia in Indocina. Nel frattempo, Viet Minh e forze francesi continuarono a combattere fino al maggio del 54, quando le prime inflissero una sanguinosa sconfitta alle seconde a Dien Bien Phu. La disfatta di Dien Bien Phu fu uno snodo cruciale del conflitto perché la Francia si rese conto di non poter più sopportare lo sforzo bellico in Indocina e finalmente si mostrò aperta a una mediazione. Gli Stati Uniti ovviamente furono tutt'altro che contenti. Mesi prima dell'inizio delle ostilità a Dien Bien Phu, le principali potenze internazionali si erano accordate per incontrarsi a Ginevra, proprio tra la primavera e l'estate del 54, per discutere riguardo alla stabilizzazione della Corea e della penisola indocinese. Il presidente Dwight Eisenhower, convinto sostenitore della teoria del domino, paventò per ben 2 volte la possibilità di un intervento americano diretto in territorio vietnamita, il tutto all'oscuro della popolazione statunitense. Alla fine la mossa di Eisenhower non si concretizzò per via della probabile ostilità del Congresso, ma il presidente, vedendo gli scarsi risultati dei francesi, temeva che questi ultimi avrebbero svenduto il Vietnam alla futura conferenza di Ginevra. Col senno di poi, Eisenhower aveva ragione. Con Washington presente unicamente come osservatrice per evitare di riconoscere la legittimità del governo di Mao Zedong, con quest'ultimo timoroso di un intervento diretto statunitense, con una Francia arrendevole e con un Regno Unito e Unione Sovietica favorevoli alla mediazione politica, si giunse a una soluzione in stile Corea. Il 21 luglio del 54 il Vietnam venne diviso in 2 stati, separati all'altezza del 17° parallelo, la Repubblica Democratica del Vietnam a nord e lo Stato del Vietnam a sud, guidato da Bao Dai. In aggiunta fu previsto che l'intero Vietnam sarebbe stato riunito nel 56, in seguito a delle elezioni democratiche. La divisione del Vietnam accontentò tutti, men che i 2 principali attori in gioco. Gli Stati Uniti, che ora avevano visto riconosciuto uno stato comunista, e i Viet Minh, che speravano di vedere da subito un Vietnam indipendente. Ho Chi Minh e i suoi, però, godevano di un vantaggio piuttosto rilevante. A sud, Bao Dai godeva di un riconoscimento popolare praticamente nullo, e con tutta probabilità le elezioni del 56 avrebbero visto trionfare Ho Chi Minh, che avrebbe così unificato il Vietnam sotto lo stendardo del comunismo. E questo gli Stati Uniti non potevano permetterlo. La guerra dell'Indocina causò la morte di 110.000 soldati francesi, 200.000 Viet Minh e 125.000 civili vietnamiti. Un tremendo conteggio dei morti, che tuttavia sarebbe rimasto soltanto il punto d'origine, il ground zero di un disastro annunciato.
disinnescare la bomba ad orologeria piazzata in Vietnam sarebbe stato possibile, qualora ci fosse stata la volontà di rispettare gli accordi di Ginevra. Tuttavia, gli States si erano già mossi in senso contrario durante lo svolgimento della conferenza stessa. Nel giugno del 1954, la CIA affidò al colonnello Edward Lansdale il comando della Saigon Military Mission, mirata a condurre operazioni paramilitari contro il nemico, cioè il Vietnam del Nord, e portare avanti una lotta politico-psicologica. Sotto la guida di Lansdale, qualche decina di agenti segreti americani iniziò a diffondere notizie false sulla presenza di truppe cinesi ad Hanoi, sulla volontà di Ho Chi Minh di confiscare le proprietà e su un imminente attacco nucleare statunitense al nord, in modo da convincere quanti più vietnamiti possibile a migrare verso sud. Questo tipo di propaganda giocò sicuramente un ruolo nel far spostare quasi 1 milione di persone da Hanoi verso Saigon, 10 volte il numero di individui che percorse la strada inversa. Simili azioni facevano parte di una più ampia strategia intesa a rafforzare lo stato del Vietnam contro il nord comunista. Il problema è che a delinearla, questa strategia, furono la fretta e la poca lungimiranza. Sempre a giugno del 1954, Bao Dai scelse come suo primo ministro tale Ngo Dinh Diem. Il signor Diem, un anticomunista cattolico fuggito negli Stati Uniti, era una personalità gradita a diversi senatori americani, come il democratico Mike Mansfield, ma in molti non lo vedevano di buon occhio. Ad esempio, sappiamo che il segretario di Stato John Foster Dulles e l'ambasciatore americano a Saigon, Joseph Collins, avrebbero volentieri sostituito Diem, considerato che non sarebbe mai riuscito, da cattolico, a legittimarsi di fronte a una società prettamente buddista. Per di più, diverse cellule Viet Minh erano rimaste quiescenti a sud, la presa sulla popolazione delle sette Cao Dai e Hoa Hao era ancora forte, e gran parte di Saigon era controllata da una potente organizzazione criminale nota come Binh Xuyen. Dalla sua, Diem godeva di un altro grande fan, nonché l'unica persona che poteva avere contatti diretti con lui. Esattamente, il colonnello Lansdale della CIA. Sin da subito, Lansdale ottenne l'autorizzazione a destinare pagamenti ai leader della setta Cao Dai, in modo da contrastare attivamente la Binh Xuyen. Tra il 54 e il 55, grazie al supporto tattico della missione militare americana, Diem riuscì a racimolare un esercito in grado di spazzare e assorbire l'organizzazione criminale, intimorire le sette e così ottenere il controllo di Saigon. Successivamente, Diem organizzò un referendum che con un eclatante 98% dei voti gli permise di sostituire l'imperatore Bao Dai come capo di Stato e così imporsi come pseudo-dittatore del Vietnam del Sud. Per certi versi si trattò di una mossa geniale, perché rispondeva a un preciso bisogno americano, e cioè ritardare quanto più possibile le elezioni che si sarebbero dovute tenere nel 1956 e che probabilmente avrebbero consegnato il Vietnam a Ho Chi Minh. Come previsto, Diem fece gli interessi statunitensi e rifiutò di tenere qualsiasi tipo di elezione nazionale. Fu allora che Eisenhower e Dulles cominciarono a pensare a Diem come unico argine del comunismo. Nel 57 Diem fu accolto come un eroe a New York. Questo perché sin dalla sua presa di potere aveva ordinato al neonato esercito sudvietnamita di attaccare gli avamposti comunisti rimasti nel sud dell'Annam e in Cochinchina. Nel corso delle operazioni Diem arrestò più di 65.000 presunti comunisti, tra cui però figuravano anche rivali politici, monaci buddisti e personaggi scomodi al nuovo regime autoritario. Nel frattempo Diem ebbe modo di nominare diversi suoi familiari al governo. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza gli aiuti militari americani, che sul finire degli anni 50 aumentarono fino a 250 milioni di dollari all'anno, pari a quasi 3 miliardi di dollari odierni. Official Washington highly regards this able anti-communist leader who brought his country out of near chaos. Unofficial Washington stands on the sidelines to give its greeting. A perfect host, Mr. Eisenhower accompanies his guest to the doorstep, then extends the open hand of welcome and friendship. In tutto questo, il Vietnam del Nord non rimase certo con le mani in mano. Inizialmente, il Politburo di Hanoi, supportato ideologicamente dall'Unione Sovietica, si concentrò sul consolidare il proprio potere. Da un lato, i leader comunisti effettuarono con successo la redistribuzione delle terre ai contadini, ma nel farlo uccisero più di 15.000 persone innocenti, indicate erroneamente come possidenti terrieri e borghesi. Sistemata la situazione interna, rimaneva da decidere le prossime mosse. Ho Chi Minh era contrario a un'azione diretta contro il Sud, ma presto gli altri leader del Politburo lo scavalcarono. Nel 59 Hanoi ordinò le prime spedizioni di personale e approvvigionamenti verso il sud, attraverso quello che poi sarebbe diventato noto come Sentiero di Ho Chi Minh. In meno di un anno, le cellule comuniste del sud reclutarono quanti più oppositori di Diem possibile e diedero vita al Fronte di Liberazione Nazionale,
che noi conosciamo con l'appellativo affibbiatogli dal regime di Saigon, Viet Cong, vale a dire vietnamiti comunisti. Gli scontri che ne seguirono lasciarono emergere l'inadeguatezza dell'esercito sudvietnamita. Lo stesso colonnello Lansdale comunicò a Washington che molto presto Saigon sarebbe caduta nelle mani di Ho Chi Minh. In altre parole, fino a quel momento gli aiuti americani erano serviti a poco o nulla e il Pentagono temeva seriamente il manifestarsi della teoria del domino. Di fronte a questa terribile prospettiva, la Casa Bianca dovette quindi alzare la posta. We know that courage and dedication to peace and freedom will prevail and that prospects for Vietnam will brighten during the coming year. And Lee, we look forward confidently with you to the day when your country will again be at peace, united, prosperous and free. Una volta sedutosi nello studio ovale nel gennaio del 61, John Fitzgerald Kennedy si mostrò subito risoluto. In primis, il presidente ordinò l'invio di 400 soldati in Vietnam del Sud. Questi soldati, per lo più agenti della CIA, avrebbero dovuto dare inizio a delle azioni di controinsurrezione. Vale a dire, sabotaggi delle linee di comunicazione, spionaggio, infiltrazione nel nord e il reclutamento di personale irregolare per fronteggiare i Viet Cong. Con l'aiuto di Lansdale, la CIA reclutò centinaia di sudvietnamiti e Hmong, etnia che aveva sempre vissuto nelle aree più remote e montuose della penisola indocinese, senza integrarsi con la società vietnamita. Si trattava di decisioni che non potevano essere rese pubbliche, perché violavano gli accordi di Ginevra, secondo cui gli States potevano mantenere a Saigon unicamente poco più di 600 consiglieri militari e non certo un esercito irregolare. Could you discuss some of the recent public accounts of CIA activities in South Vietnam, particularly the stories of or reports of how the CIA has undertaken certain independent operations? They're independent of other elements of the American government that are in South Vietnam. In South Vietnam, I can find nothing, and I've looked through the record very carefully over the last 9 months. I can just assure you flatly that the CIA has not carried out independent activities, but has operated under close control of the Director of Central Intelligence with the cooperation of the National Security Council and under my instructions. So I think that while the CIA may have made mistakes, as we all do on different occasions, and has had many successes, which may go unheralded, in my opinion in this case, it's unfair to charge them as they have been charged. I think they've done a good job. Entro l'inizio del 62, il numero di cosiddetti consiglieri militari inviati in Vietnam salì a più di 3.000, per raggiungere gli 11.000 entro la fine dello stesso anno, assieme ad armi, munizioni ed elicotteri. Senza che gli americani e il mondo sapessero alcunché, Kennedy stava già preparando il terreno per un ingresso diretto in guerra, un'evidenza di cui pochi parlano al giorno d'oggi, ma che vede Kennedy come uno dei principali responsabili di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Con il supporto tattico degli americani, nel 62 Diem prese a fortificare più di 3.000 villaggi in tutto il Vietnam del Sud. In questo modo si credeva che l'esercito sudvietnamita avrebbe difeso in modo migliore il territorio dalla guerriglia dei Viet Cong. Ciononostante, il piano si rivelò un fallimento. All'inizio del 63, infatti, i guerriglieri ottennero una vittoria cruciale a Dap Bac, non molto lontano da Saigon, dove poco più di 350 effettivi distrussero 5 elicotteri americani e misero in fuga 1.400 uomini. Entro la fine dell'anno, i Viet Cong avevano distrutto almeno 2.700 villaggi fortificati e ormai controllavano una buona porzione del Vietnam del Sud. Senza contare che, ricordiamoci, il Vietnam del Nord, il vero nemico, non era ancora sceso in campo. Il regime di Saigon, Vietnam del Sud, quindi, cominciò a vacillare. Nell'estate del 63, un sempre più paranoico e autoritario Diem represse nel sangue una serie di rivolte che chiedevano la cessazione delle ostilità nei confronti della religione buddista, maggioritaria. In agosto, la CIA venne a conoscenza di un piano per deporre il dittatore, che si era ormai alienato anche le simpatie del suo stesso esercito. Il Pentagono allora si convinse che Diem aveva i minuti contati e non fece nulla per evitare il golpe, che il 1 novembre portò alla sua esecuzione. Essere nemici degli States è pericoloso, ma esserne amici è fatale, disse un tale Kissinger. Tolto di mezzo Diem, Washington aveva perso anche il suo unico riferimento sicuro a Saigon e, peggio ancora, a nord i leader comunisti acquisirono nuove consapevolezze. Il Politburo di Hanoi era diviso in due fazioni. La prima, guidata da Ho Chi Minh e supportata dal generale Vo Gien Giap, sosteneva che il Vietnam del Sud sarebbe presto collassato su se stesso e che, seguendo il suggerimento dell'URSS, dichiarare guerra a Saigon avrebbe significato quasi certamente un intervento americano.
La seconda fazione, invece, guidata dal segretario Le Duan e dai generali Dien Chitan e Le Du Tou, fremeva per entrare in azione, decisione che, chiaramente, vedeva concorde la leadership di Mao a Pechino. A prevalere fu l'ala interventista, con Le Duan che propose di cominciare l'offensiva nel 64, in modo da catturare rapidamente Saigon e impedire qualsiasi arrivo dell'esercito americano. Sulla carta si trattava di un'idea fattibile, ma ad Hanoi non potevano sapere che l'ingranaggio bellico statunitense si stava già mettendo in moto e che presto sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato. Il 22 novembre del 63 Kennedy fu assassinato a Dallas. Il suo successore, Lyndon Johnson, si ritrovò a dover gestire ormai 16.000 uomini dispiegati in Vietnam, di cui 100 erano stati uccisi e di cui il pubblico americano non sapeva un bel niente. A Saigon, nel frattempo, si succedettero 7 governi diversi nel giro di pochi mesi, quindi Johnson si trovò davanti a un bivio: o abbandonare il Vietnam e riportare una tonante sconfitta politica di fronte al Partito Repubblicano, che così lo avrebbe sicuramente accusato di aver favorito la diffusione del comunismo in Asia, oppure proseguire sulla strada già tracciata da Truman, Eisenhower e Kennedy. And now the ideas and the ideals which he so nobly represented must and will be translated into effective action. This nation will keep its commitments. From South Vietnam to West Berlin, we will be unceasing in the search for peace. Nel febbraio del 64, sotto consiglio del segretario della difesa Robert McNamara, Johnson ordinò l'avvio dell'operazione 34A, meglio nota come Oplan 34 Alpha, un programma segreto, guidato dalla CIA, e mirato a inviare personale velivoli in Vietnam del Nord per spiarne e sabotarne infrastrutture e comunicazioni. Parallelamente, il Pentagono inviò dei cacciabombardieri americani a colpire segretamente il Laos, dove operava il Pathet Lao, il principale alleato strategico del Vietnam del Nord. Ne abbiamo già discusso ampiamente in questo video. A capo del comando statunitense in loco venne posto il generale William Westmoreland, secondo McNamara senza dubbio il migliore che abbiamo, ma anche un convinto sostenitore dell'intervento diretto. A questo punto c'era soltanto un motivo per cui Johnson non aveva ancora ordinato ufficialmente di attaccare il Vietnam, ovvero mancava l'approvazione del Congresso, che avrebbe legittimato l'ingresso in guerra di fronte all'intera popolazione americana. Per loro fortuna, i quadri militari non dovettero attendere a lungo. L'Oplan 34 Alpha era spesso accompagnata dalle operazioni della missione De Soto, tramite cui i cacciatorpediniere statunitensi, equipaggiati con delle apparecchiature elettroniche, venivano mandati a pattugliare il Golfo del Tonchino e captare segnali nemici nell'area. Ebbene, nella notte tra il 30 e il 31 luglio del 64, le imbarcazioni dell'Oplan 34 Alpha bombardarono degli avamposti nordvietnamiti e il 1 agosto la USS Maddox si addentrò nel Golfo del Tonchino per captare le comunicazioni nemiche. Avvistato il cacciatorpediniere, i soldati nordvietnamiti lo credettero responsabile dell'attacco e il 2 agosto 3 motosiluranti vietnamite si lanciarono al suo inseguimento, danneggiandolo. Hanoi rivendicò prontamente di aver colpito un'imbarcazione americana, allorché, per portare a termine la missione De Soto, la USS Maddox richiese il supporto di un altro cacciatorpediniere, la USS Turnejoy. Il 4 agosto entrambe le imbarcazioni riportarono di essere state attaccate dalle motosiluranti vietnamite. Johnson così colse la palla al balzo per pubblicizzare l'incidente come una deliberata aggressione a una nave americana in acque internazionali. There were no US losses. The performance of commanders and crews in this engagement is in the highest tradition of the United States Navy. But repeated acts of violence against the armed forces of the United States must be met not only with alert defense, but with positive reply. The determination of all Americans to carry out our full commitment to the people and to the government of South Vietnam will be redoubled by this outrage. Sulla scia dell'incidente, Johnson presentò al Congresso la risoluzione del Golfo del Tonchino, tramite la quale avrebbe potuto legalmente intraprendere qualsiasi azione necessaria per mantenere la pace e la sicurezza nel sud-est asiatico. Il 7 agosto del 64, entrambe le Camere approvarono la risoluzione con 2 soli voti contrari. In altre parole, la Casa Bianca avrebbe ora potuto scagliarsi faccia a faccia con Ho Chi Minh, senza dover utilizzare sotterfugi, senza nascondersi dietro al Vietnam del Sud. Tuttavia, nel raccontare l'incidente del Tonchino, riconosciuto come il casus belli della guerra in Vietnam, si omettono 2 verità
dall'importanza cruciale. In primis, il Congresso non era stato informato né dell'Oplan 34 Alpha né dell'operazione De Soto, sicché senatori e deputati furono portati a credere che la Maddox e la Turner Joy si trovassero nel Golfo del Tonchino come osservatrici. Proprio per questo motivo l'attacco nord-vietnamita ebbe risalto come offensiva deliberata. In secondo luogo, secondo varie evidenze, il secondo incidente, cioè quello del 4 agosto, non è mai avvenuto. E i due caccia torpediniere americani avrebbero inventato di sana pianta l'inseguimento, non fosse altro perché riportarono di aver avvistato tramite radar ben 25 motosiluranti, quando la Marina di Hanoi in realtà ne possedeva a malapena 10. A ogni modo, che quella dell'incidente del Tonchino fosse una scusa o meno, l'ostinazione di Johnson fu in origine insensata, almeno dal punto di vista strategico. Non dimentichiamo infatti che il Vietnam del Sud era praticamente uno stato fantoccio fallito, per metà occupato dalle forze nemiche, dove la CIA aveva permesso che lo stesso leader che inizialmente aveva supportato venisse rimosso e ucciso. Wayne Morse, uno dei due senatori che si oppose alla risoluzione del Golfo del Tonchino, affermò: «Questa risoluzione è un errore di portata storica. Chi l'ha votata vivrà abbastanza per pentirsene». Al tempo nessuno credeva a quelle parole che poi si sarebbero rivelate tragicamente profetiche. A discapito della loro proiezione verso una guerra che sembrava inevitabile, gli Stati Uniti agirono per gradi. Nel settembre del 64, Johnson e i suoi consiglieri proseguirono sulla via del disperato rafforzamento del regime di Saigon, nonostante i colpi di Stato si succedessero l'uno dopo l'altro. Del resto, gli Stati Uniti, sebbene avessero abbandonato una nazione che in passato avevano sostenuto dichiarando che l'avrebbero difesa dal pericolo comunista, non potevano sopportare l'umiliazione che sarebbe derivata dalla sconfitta di una guerra, e questo avrebbe avuto un'enorme risonanza. Parallelamente, le operazioni De Soto e Oplan 34 Alpha rimasero comunque attive. Poi, a novembre, il Pentagono ritenne necessario fare un passo avanti e iniziare a bombardare a tappeto il Laos, in modo da tagliare le catene di rifornimento dei Viet Cong. L'operazione Barrel Roll, condotta contro uno stato formalmente neutrale, violava qualsiasi convenzione internazionale, ma sembrò non scalfire le forze comuniste. Giunti a questo stallo, occorreva un ulteriore casus belli. L'occasione giusta si verificò il 7 febbraio del 65, ovvero sia quando i Viet Cong attaccarono la piccola base militare americana di Camp Holloway, uccidendo alcuni soldati, ferendone più di 100 e distruggendo una ventina di elicotteri. A quel punto Johnson diede subito avvio all'operazione Dardo Fiammante, con cui l'aviazione americana estese i bombardamenti al di sopra del 17° parallelo, direttamente in territorio nordvietnamita. Il mese successivo, Washington autorizzò l'operazione Rolling Thunder, intenzionata a colpire con forza Hanoi e distruggere le sue linee di comunicazione con il Sud. Pentagono e Casa Bianca videro Rolling Thunder come la normale estensione del loro impegno in Vietnam, eppure non si resero conto di aver a tutti gli effetti sancito l'inizio di una guerra su scala regionale. L'offensiva americana spinse l'URSS a fornire aiuto militare diretto ad Hanoi, con munizioni, armamenti e soldi che passavano attraverso il territorio cinese. Prima di allora Mosca si era astenuta dal sostenere materialmente il Politburo vietnamita, proprio per non provocare Washington. Ironico, non credete? E in risposta alla mossa sovietica, l'8 marzo del 65, sotto richiesta del generale Westmoreland, Washington inviò due battaglioni di Marines alla base militare di Da Nang, poco al di sotto del 17° parallelo. Entro la fine di aprile, Johnson approvò un aumento delle forze americane di 60.000 unità. A maggio dello stesso anno, il 65, l'offensiva della guerriglia Viet Cong uccise oltre 200 marine, e decine di migliaia di nordvietnamiti arrivarono in supporto da Hanoi. A quel punto Westmoreland richiese l'arrivo delle truppe di terra. A luglio la Casa Bianca dispiegò 194.000 uomini. Negli anni successivi il generale continuò a chiedere ulteriori truppe per condurre le cosiddette operazioni cerca e distruggi, dirette contro le basi comuniste nel Vietnam del Sud. Il numero di effettivi in Vietnam nel 69 avrebbe raggiunto le 550.000 unità. Con una simile armata, accompagnata dai bombardamenti di Rolling Thunder, ci si aspettava una conclusione più che rapida del conflitto. Del resto, l'esercito statunitense era considerato a ragion veduta l'apice dell'avanzamento bellico, il più forte del mondo. Eppure non tutto andò secondo i piani. Sul finire del 65, le truppe americane si trovarono ad avere a che fare con l'esercito regolare nordvietnamita. Nordvietnamiti e americani per la prima volta si scontrarono durante la battaglia campale di Ya Trang nel novembre del 65. A fronte di 300 uomini persi da parte statunitense, ai nordvietnamiti la battaglia costò più di 3.000 soldati. Westmoreland considerò lo scontro, che aveva richiesto armi pesanti e lo sbarco di personale nella giungla tramite gli elicotteri, come una prova di superiorità. Dal canto suo, il generale Giap, a capo dell'esercito nordvietnamita,
comprese che affrontare gli americani a viso aperto sarebbe stato controproducente e così enfatizzò l'utilità delle azioni di guerriglia nella giungla. Dopo Yadrang, entrambe le parti belligeranti si presero un momento di riflessione. In fin dei conti era passato ormai un anno dall'inizio di una guerra che si sarebbe dovuta concludere in qualche mese. Il 19 gennaio del 66 il segretario della Marina John McNaughton confessò a McNamara, e citiamo, che in Vietnam abbiamo tutti gli ingredienti per un enorme errore di calcolo. Entrambi i funzionari di governo in effetti temevano che le azioni americane, il cui scopo principale era quello di tagliare i contatti tra Viet Cong e Hanoi, stessero risultando per lo più inutili. Difatti il sentiero di Ho Chi Minh era ancora in piedi, con migliaia di uomini che ogni giorno attraversavano il confine tra nord e sud assieme a cibo, armi e munizioni. Tra il 65 e il 67 le forze comuniste persero fino a 180.000 uomini, contro i 13.000 degli americani. Fino al 68, poi, Rolling Thunder uccise più di 50.000 vietnamiti, devastando qualsiasi struttura industriale retta da Hanoi e tagliando il 70% della capacità produttiva del Vietnam del Nord, continuando a lanciare centinaia di migliaia di tonnellate di bombe. C'era decisamente qualcosa che non tornava. Il fatto è che il persistere di una situazione di sostanziale stallo dipendeva da una serie di altri fattori che, con i numeri, avevano ben poco a che fare. Ad esempio, il Pentagono dava per assodato che il maggior grado di avanzamento tecnologico americano concedesse un vantaggio inequivocabile. In realtà, la poca modernizzazione giocò un ruolo chiave nelle tattiche di guerriglia. Prima di tutto, il sentiero di Ho Chi Minh non era un'infrastruttura, bensì una fittissima quanto modificabile rete di strade nascoste dalla giungla, attraversabile per lo più a piedi. Tentare di distruggerlo equivaleva a cercare di contenere una pioggia di asteroidi, e quindi a sprecare risorse. Inoltre i Viet Cong conoscevano il territorio meglio degli americani, potendo contare su imboscate, sistemi di tunnel sotterranei, trappole e non di meno sull'aiuto dell'esercito di Hanoi, a sua volta rifornito da URSS e Cina. Come se non bastasse, il disorganizzato esercito sud-vietnamita veniva spesso tenuto all'oscuro delle operazioni americane e rispondeva a un governo, quello di Saigon, praticamente inesistente. Nel febbraio del 66, delle rivolte portate avanti da studenti e attivisti buddisti vennero persino spalleggiate da alcune frange dell'esercito. Nell'occasione, Washington non fece nulla per fermare la deriva autoritaria e corrotta di Nguyen Van Thieu e Nguyen Cao Ky, la coppia di ufficiali militari che avrebbe guidato il Vietnam del Sud fino agli inizi degli anni 70. Assistendo alla debolezza del Sud, di Saigon, il Politburo del Vietnam del Nord di Hanoi decise di non poter più aspettare. Il 30 gennaio del 68, Le Duan, a capo degli interventisti, lanciò un complesso piano di invasione del Vietnam del Sud, noto come Offensiva del Tet. Il nome dell'operazione si riferisce alla più importante festa vietnamita, una sorta di capodanno che segue il calendario lunare cinese. In parole povere, l'esercito regolare nord-vietnamita avrebbe realizzato delle incursioni nel sud e attaccato le città principali con l'aiuto dei Viet Cong, così da stimolare una rivolta popolare in grado di ribaltare il regime di Saigon. Per difendere le proprie posizioni, l'esercito americano fu costretto a implementare personale sudcoreano, thailandese e australiano. Nei mesi successivi, gli assedi costarono a entrambe le parti decine di migliaia di morti. Nonostante la sua grandezza di intenti, la lunga campagna di Hanoi fu inconcludente, ma perlomeno fece capire a entrambe le parti, cioè Hanoi, Vietnam del Nord e Washington, che la guerra stava virando verso un vicolo cieco. In patria, Westmoreland non riuscì a convincere la Casa Bianca a mobilitare ulteriore personale, anche perché le proteste civili contro la guerra in Vietnam avevano raggiunto proporzioni mai viste prima d'ora. Centinaia di migliaia di persone, liberali e radicali, che protestavano contro un conflitto che stava letteralmente macellando un'intera generazione di giovani americani, erano tutte lì, nelle strade americane. All'apice delle ostilità si assistette a una vera e propria campagna di diserzione di massa, messa in atto da comitati e associazioni pacifiste. Questi ultimi offrivano consulenze per evitare la leva militare, consigliando ai giovani americani di dichiarare obiezioni di coscienza, emigrare verso Canada e Svezia, non rispondere alla chiamata alle armi o arruolarsi nella guardia costiera, così da non essere spediti in Vietnam. Di 27 milioni di giovani che raggiunsero la maggiorità durante il corso della guerra, più della metà riuscì a evitare il servizio militare, non senza incorrere in sanzioni e processi. Queste proteste non rivendicavano soltanto un'identità pacifista, ma facevano anche leva sull'apparente e, a nostro avviso, effettivo, brutale nonsenso delle azioni intraprese dall'esercito statunitense in Vietnam. Nel corso dell'operazione Rolling Thunder, i caccia americani devastarono intere giungle e villaggi, devastando ecosistemi, flora, fauna, il tutto anche con bombe incendiarie al napalm e con il cosiddetto agente arancio.
In teoria si trattava di un diserbante inteso a eliminare la vegetazione, per rimuovere i nascondigli dei guerriglieri vietnamiti, ma nella pratica, quando utilizzato, rilasciava diossina e causava, nelle persone che ne venivano esposte, aborti, malattie della pelle, cancri e malformazioni congenite. Dal 67 al 72, la CIA condusse in segreto il programma Fenice, nient'altro che massicci rapimenti, anche di innocenti con torture e assassini, mirati a distruggere internamente i Vietcong. Si stima che il programma portò alla morte di quasi 30.000 persone. L'uccisione indiscriminata di civili raggiunse il suo massimo apice durante quello che è noto come Massacro di My Lai. Il 16 marzo del 68 diverse divisioni di fanteria americane agli ordini del tenente William Kelly uccise, in alcuni casi stuprò e seppellì in delle fosse comuni, 500 vietnamiti inermi. Questo crimine venne alla luce soltanto un anno più tardi, grazie alla penna e alle investigazioni del giornalista Seymour Hersh. Kelly fu l'unico condannato per crimini di guerra e scontò unicamente 3 anni e mezzo di arresti domiciliari. Che schifo, possiamo dirlo? Ad ogni modo, dopo le palesi atrocità di guerra e dopo l'offensiva del Tet, il conflitto non fu più lo stesso. Good evening, my fellow Americans. Tonight I want to speak to you of peace in Vietnam and Southeast Asia. No other question so preoccupies our people. Their attack during the Tet holidays failed to achieve its principal objective. So tonight, in the hope that this action will lead to early talks, I am taking the first step to de-escalate the conflict. Tonight, I have ordered our aircraft and our naval vessels to make no attacks on North Vietnam. I shall not seek, and I will not accept, the nomination of my party for another term as your president. Sul finire del 68 Johnson ordinò la fine dell'operazione Rolling Thunder. A novembre le elezioni fecero emergere un nuovo presidente, il repubblicano Richard Nixon, presentatosi come favorevole alla fine del conflitto. Nel gennaio del 69 le delegazioni di Stati Uniti, Vietnam del Sud, Vietnam del Nord e Fronte di Liberazione Nazionale, cioè i Viet Cong, si riunirono a Parigi per discutere di una possibile via d'uscita. Queste speranze di pace però si rivelarono presto molto fumose. Since I took office 4 months ago, nothing has taken so much of my time and energy as the search for a way to bring lasting peace to Vietnam. I know that some believe that I should have ended the war immediately after the inauguration by simply ordering our forces home from Vietnam. This would have been an easy thing to do. It might have been a popular thing to do. But I would have betrayed my solemn responsibility as President of the United States if I had done so. I want to end this war. The American people want to end this war. The people of South Vietnam want to end this war. But we want to end it permanently, so that the younger brothers of our soldiers in Vietnam will not have to fight in the future in another Vietnam, someplace else in the world. Richard Nixon e il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Henry Kissinger, erano convinti di poter raggiungere una pace onorevole. In altre parole, una situazione in cui l'esercito americano avrebbe abbandonato la penisola indocinese, mantenendo però l'integrità del Vietnam del Sud. Di facciata, Nixon annunciò i primi ritiri di truppe americane dal Vietnam, così da ingraziarsi l'opinione pubblica e smorzare le proteste. Però, sotto copertura, Nixon diede avvio all'operazione Menù, ovvero una serie di bombardamenti mirati a colpire la Cambogia, all'epoca impegnata in una guerra civile nella quale combattevano i Khmer Rossi, che collaboravano con i nordvietnamiti. Esatto, gli stessi Khmer Rossi di Pol Pot di cui abbiamo parlato estensivamente in questo video. Nixon fu anche indotto dai suoi consiglieri a recitare letteralmente la parte del pazzo, cioè a minacciare di nuclearizzare il Vietnam del Nord, in maniera tale da intimidire sia Hanoi che l'URSS e la Cina. Come se non bastasse, Nixon e Kissinger sostenevano la teoria della vietnamizzazione, che consisteva nel delegare quanto più possibile lo sforzo bellico al regime di Saigon. Per Creighton Abrams, che nel 68 aveva sostituito il generale Westmoreland in Vietnam, questa scelta equivaleva a un suicidio. Tant'è che la pace onorevole, tra virgolette, sembrava un'assurdità. Non a caso le proteste in patria non cessarono, e lo stesso Nixon fu costretto a difendersi, anche in maniera piuttosto goffa. So tonight, to you, the great silent majority of my fellow Americans, I ask for your support. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. I have initiated a plan of action which will enable me to keep that pledge. The more support I can have from the American people, the sooner that pledge can be redeemed.
For the more divided we are at home, the less likely the enemy is to negotiate at Paris. Let us be united for peace. Let us also be united against defeat, because let us understand, North Vietnam cannot defeat or humiliate the United States. Only Americans can do that. Soltanto gli americani possono umiliare gli Stati Uniti. Forse Nixon parlava per sé. La vietnamizzazione non sortì gli effetti sperati. L'esercito di Saigon era malnutrito, mal pagato e incline alla diserzione. Nel 70, con l'intensificarsi della guerra civile cambogiana e l'ascesa al potere di Lon Nol, un militare pro-americano, Nixon credette di poter tagliare le gambe contemporaneamente ai Viet Cong e Khmer Rossi, e quindi ordinò l'invasione della Cambogia. L'offensiva generò unicamente risultati negativi. Con Ho Chi Minh passato a miglior vita nel settembre del 69, Le Duan rafforzò i rapporti con Pol Pot, alleanza che avrebbe permesso al dittatore cambogiano di perpetuare il suo genocidio. Gli Stati Uniti, dal canto loro, si trovarono a dover aiutare un altro governo, quello di Lon Nol, destinato a morire. In patria, le associazioni pacifiste incrementarono le proteste, annoverando tra le loro fila anche migliaia di veterani del Vietnam. Il Congresso americano, che non era stato informato ancora una volta sull'operazione Menù, insorse. Ma non finisce qui. Nel gennaio del 71, Washington organizzò un'altra invasione, stavolta quella del Laos. E anche questa volta, l'esercito sudvietnamita, combinato a quello americano, fu costretto alla ritirata di fronte al Pathet Lao e ai carri armati sovietici. Oltretutto, il morale delle truppe americane crollò. Il Dipartimento della Difesa stimò che entro il 1973 il 70% del personale militare americano facesse uso di droghe, senza contare le diserzioni e gli assassini degli ufficiali da parte dei loro sottoposti. Then, you know, who cares about the war? This war. Il noto Full Metal Jacket ci offre uno spaccato di quei funesti anni. Comunque, di fronte a una clamorosa debacle, Nixon corse ai ripari, rischiando addirittura una deriva autoritaria senza precedenti nella storia americana. Il 3 maggio del 71 migliaia di manifestanti cercarono di bloccare le strade di Washington DC. La polizia ne arrestò 12.000 nel più grande arresto di massa della storia statunitense, poi revocato per manifesta incostituzionalità e violazione del diritto di assemblea. A peggiorare la situazione arrivò il 13 giugno del 71 un articolo scioccante. Sulla prima pagina del New York Times quel giorno comparve questo titolo: Archivio Vietnam. Uno studio del Pentagono delinea 3 decenni di crescente coinvolgimento statunitense. Di Neil Sheehan. Nell'articolo Sheehan sosteneva che ben 4 amministrazioni americane, da Truman a Johnson, non avevano rivelato al pubblico americano le loro vere intenzioni in Vietnam. Già, perché di violazioni di accordi nazionali e operazioni segrete non avremmo saputo nulla senza questi, senza i cosiddetti Pentagon Papers, cioè tutto l'insieme di articoli pubblicati nel 71 dal New York Times e poi dal Washington Post, che ci hanno fornito delle fonti importantissime per realizzare questo video. Parliamo di documenti classificati, che sono stati inizialmente redatti come studio del Dipartimento della Difesa USA commissionato nel 67 dall'allora segretario competente, Robert McNamara. McNamara voleva che gli analisti del Pentagono ricostruissero la storia del conflitto in Vietnam, per capire cosa stesse andando storto. Tra gli analisti c'era un certo Daniel Ellsberg, che, una volta portato a termine il rapporto, nel 69 iniziò a fotocopiarne le circa 7.000 pagine per poi passarlo a Neil Sheehan. Ellsberg, morto nel giugno 2023, venne accusato di tradimento proprio da Nixon, ma venne infine assolto perché il presidente aveva indagato illegalmente su di lui per screditarlo. Kissinger definì Ellsberg l'uomo più pericoloso d'America. Detto poi da Kissinger una sentenza. Riposa in pace, Henry. Anzi no, aspetta. Perché per portare a termine questa storia abbiamo ancora bisogno di te. Il 15 giugno 71, Nixon, per la prima volta nella storia statunitense, censurò la stampa, quindi Sheehan e i suoi colleghi. Pochi giorni dopo, però, la Corte Suprema degli States annullò la decisione. La stampa deve servire i governati, dichiarò il giudice Hugo Black, non i governanti. Resosi ormai conto della necessità di trattare una de-escalation militare, Kissinger intensificò la propria corrispondenza con il capo negoziatore del Vietnam del Nord, Le Du Thu. Il nodo più difficile da sciogliere tra i due era rappresentato da Nguyen Van Thieu, il presidente del Vietnam del Sud, con Le Du Thu che pretendeva la sua rimozione.
Per contrastare la testardaggine del nemico, allora, nel 72, Nixon annunciò che avrebbe fatto visita sia a Mao che a Brezhnev. Il suo intento era quello di convincerli a cessare gli aiuti nei confronti del Vietnam del Nord. Di tutta risposta, Le Duan lanciò la cosiddetta offensiva di Pasqua, muovendo verso sud un'enorme forza di 300.000 uomini. Anche quest'ultimo tentativo di invasione si rivelò fallimentare e, con Cina e URSS formalmente fuori dai giochi, Kissinger e Le Duteau ripresero i dialoghi. Stavolta le due parti si mostrarono più flessibili sulla questione legata a chi dovesse essere il presidente del Vietnam del Sud. Così il 27 gennaio del 73, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud e Stati Uniti firmarono i famosi accordi di Parigi, che valsero a Kissinger e Le Duteau il premio Nobel per la pace. Il capo negoziatore di Hanoi non avrebbe mai ritirato il riconoscimento. Quel che per gli americani è difficile ammettere è che con questa pace alla fine riconobbero di fatto la propria sconfitta. He basically feels he's been screwed. He knows he has no alternative. And he's gonna come along. He told me he was. And he's gotta comply or his ass. It's his ass, not ours this time. Secondo gli accordi di Parigi, infatti, tutte le truppe americane avrebbero dovuto lasciare l'Indocina entro 60 giorni. In più, dopo il cessate il fuoco, il governo di Saigon, cioè del Vietnam del Nord, avrebbe dovuto negoziare, sotto supervisione internazionale, un'unificazione del paese, tramite mezzi pacifici, con il cosiddetto governo rivoluzionario provvisorio del Vietnam del Sud. Questo governo provvisorio non era altro che l'espressione politica dei Viet Cong, quindi anche del Partito Comunista del Vietnam del Nord. Detta in termini spicci, gli States stavano lasciando il Vietnam, sapendo comunque che Hanoi avrebbe continuato a mantenere la sua influenza e quindi le sue truppe nel Vietnam del Sud. Quel che è peggio è che Nguyen Van Thieu, cioè il presidente del Vietnam del Sud, fu forzato da Nixon a firmare gli accordi di Parigi. Insomma, facendo due conti, gli States abbandonarono il Vietnam nella stessa situazione in cui lo avevano trovato 20 anni prima, vale a dire con un governo comunista a nord e con un sud incapace di autodifendersi. Cosa sarebbe potuto andare storto? I honestly believe we did the best we could. Alla faccia del bicarbonato di sodio! Quasi da subito le forze di Vietnam del Sud e Vietnam del Nord ruppero il cessate il fuoco. Il Vietnam del Sud, guidato da un governo debole e corrotto, voleva mantenere la propria indipendenza. Il Vietnam del Nord, invece, voleva riunificare il paese. Inoltre, in seguito al ritiro americano, Cina e Unione Sovietica persero interesse nella causa nordvietnamita, intenzionate come erano a migliorare i rapporti con gli Stati Uniti. Fino a quel momento, dal 68, entrambi i paesi avevano fornito ad Hanoi circa 2 miliardi di dollari di aiuti a testa, ogni singolo anno. In seguito poi allo scandalo Watergate e alle dimissioni di Nixon nel 73, la Casa Bianca non poté far altro che considerare il Vietnam una causa persa. In pratica fu un via libera a tutti in Vietnam del Nord. Con l'arrivo di Gerald Ford alla Casa Bianca, gli aiuti economici verso Saigon diminuirono drasticamente e nel 74 il regime di Saigon si trovò ad affrontare una nuova ondata di proteste interne. Date le circostanze, il Politburo di Hanoi decise di lanciare l'offensiva finale. Nel dicembre del 74 l'esercito nordvietnamita prese Phuoc Long in Cochinchina. A marzo del 75 conquistò Buon Ma Thuot nelle pianure centrali. Poi procedette a sottomettere Hue, Pleiku e Con Thum. Infine, il 30 aprile 1975, anche Saigon cadde e venne rinominata Ho Chi Minh. Rimosso Thieu, il Vietnam venne finalmente riunificato sotto l'attuale nome di Repubblica Socialista del Vietnam. La resa di Saigon suggellò il totale fallimento di una guerra durata 30 anni, portata avanti da 5 presidenti, che coinvolse 2 milioni e 700 mila soldati americani e che è costata almeno 140 miliardi di dollari. Purtroppo, quando si parla dei risultati di una guerra così sanguinosa come quella in Vietnam, i numeri valgono più di 1000 parole. Da un lato, gli Stati Uniti hanno perso più di 58.000 uomini in combattimento, a cui si aggiungono almeno 153.000 feriti. Gli alleati di Washington complessivamente hanno visto morire 5.000 dei loro compagni, per la maggior parte sudcoreani. L'esercito sudvietnamita ha registrato almeno 110.000 morti. Quello nordvietnamita, invece, 1.100.000. Tra i civili, tra le persone comuni, l'intero conflitto avrebbe causato tra gli 1 e i 2 milioni di morti in tutto il paese, tra cui vanno ricordate anche le vittime cambogiane, laotiane e Hmong. Un'ecatombe, un massacro volto a sventare il più tremendo degli scenari previsti da Washington, il domino.
Cosa ha significato dunque lasciar vincere il comunismo? Una volta riunificato il Vietnam fu difficile ricucire le ferite create da 30 anni di conflitto. Inizialmente, nella più ottimistica delle stime, il Partito Comunista forzò almeno 400.000 persone, considerate oppositori politici, a passare 10 anni nei cosiddetti campi di rieducazione, nient'altro che gulag nella giungla. In seguito alla collettivizzazione imposta da Hanoi, circa 1 milione di ex sudvietnamiti migrò proprio verso gli Stati Uniti. Alla fine del 78, l'esercito vietnamita unificato invase la Cambogia di Pol Pot, in seguito a un'accesa disputa su dei confini contesi. L'attacco suscitò le ire dell'intera comunità internazionale, men che meno dell'Unione Sovietica, che rimase di fatto l'unico alleato del Vietnam fino al 91. Per il Vietnam la situazione migliorò unicamente con la morte di Le Duan e con l'apertura al libero mercato nel 1986, con la normalizzazione delle relazioni con gli States, realizzatasi sotto il presidente Bill Clinton. Il Partito Comunista ancora oggi governa il Vietnam come partito unico, sotto la guida dello Xi Jinping vietnamita, Diem Phu Trong. A eccezione del Laos, nessun altro stato del sud-est asiatico si dichiara neanche lontanamente comunista. E certamente non si può dire che si tratti di paesi che fanno della democrazia il loro punto forte, tra dittature militari, semidittature e governi corrotti. In sintesi, la teoria del domino si è rivelata più che altro una paranoia, una chimera. Secondo Mitchell K. Hall, il più grande errore degli Stati Uniti è stato quello di considerare il comunismo come un blocco monolitico. Nonostante i crimini commessi prima e dopo la guerra da parte del Partito Comunista Vietnamita, che decisamente condanniamo, Ho Chi Minh e i suoi successori hanno sempre e soltanto perseguito l'obiettivo di riunificare un Vietnam diviso. Quando il Pentagono e la Casa Bianca poi se ne sono resi conto, era troppo tardi per ritirarsi da un conflitto dal quale avevano votato anima e corpo, puntando unicamente sulla forza, ma non sulla ragione, pur di non perdere la faccia. E se vi steste chiedendo che ruolo abbia l'ONU in tutto ciò, la risposta è nessuno. In ottica geopolitica, gli Stati Uniti hanno perseguito i propri interessi e noi non sappiamo cosa avrebbe significato non combattere in Vietnam. Anche perché la storia non si fa né con i se né con i ma. La guerra del Vietnam comunque è un tema molto divisivo, soprattutto negli Stati Uniti, dove la sua eco si fa ancora sentire oggigiorno, a 50 anni di distanza, e dove chi è sopravvissuto alla guerra ha comunque dovuto poi fare i conti con problemi mentali al rientro in patria. Libri, film, serie TV, videogiochi, esistono forse migliaia di opere, a dire esagerando, che parlano di Vietnam. Forse però è arrivato il momento di sceglierle per bene, queste opere, e abbandonare qualsiasi retorica che faccia riferimento all'eroismo, al sacrificio, per descrivere quello che in realtà è stata questa guerra, e cioè una tragedia schifosamente deprimente. Soprattutto vedendo quel che accade attorno a noi, nel progredito 2024. Parafrasando un noto cantautore genovese, il tempo non basterà mai a chiedere perdono per ogni peccato, per aspera. In chiusura vorrei fare ancora un ringraziamento a Conflict of Nations per aver sponsorizzato questo video, il più lungo mai visto sul canale che difficilmente avrebbe visto la luce. Vi ricordo che l'offerta speciale che potete sfruttare cliccando su questo link in descrizione, cioè 13.000 unità d'oro da spendere in game e un mese d'abbonamento premium gratuito, è valida per solo 30 giorni. Ma non dimenticatelo mai, la guerra, quella vera, è tutt'altro che un gioco.